In un paese molto, molto lontano, ragazzi miei, un nobile gentiluomo, rimasto vedovo, pensò di prendere nuovamente moglie, anche perché aveva una figlia molto buona e molto bella e non voleva restasse sola in casa. Scelse perciò una vedova gentilissima a prima vista, che aveva però anche lei due figlie giovanissime, ma per la verità molto bruttine e soprattutto invidiosissime e superbissime. Infatti, non appena entrate nella nuova casa, le tre donne cominciarono a spadroneggiare in lungo e in largo e a prendersela particolarmente con la fanciulla. La obbligavano ai lavori più umili e pesanti, la comandavano così, a bacchetta, la disprezzavano. La poverina si sentiva sempre più sola e trovava rifugio solo nella grande cucina sotto l'ampia cappa del camino. Cominciarono, appunto per questo, a chiamarla Cenerentola. Ora avvenne che un giorno in quel paese la gente corse a radunarsi agli angoli delle vie. Sì, perché un messaggero del re, un araldo, passava di contrada in contrada e leggeva a gran voce e a suon di tamburo un editto. Ascoltate, ascoltate! Il nostro re invita al gran ballo di corte tutte le giovani del reame. Tra le convenute, l'eccellentissimo principe sceglierà la sua sposa. Non ci voleva altro per porre ancor più in fermento quelle tre donne. Cenerentola, il nastro! A me la calza! Subito, eccomi. Presto! Un momento, appena fatto. Ma sbrigati, Cenerentola! È proprio invidiosa che noi andiamo. Non è vero. È vero, invece! Cenerentola, anche se sei invidiosa, fa quello che ti si comanda, capito? Sì, signora madre. E non mi chiamare madre! Sì, signora. E finalmente venne il famoso sospirato giorno del ballo ed il momento di partire. Un grande cocchio attendeva alla porta le due ragazze e la madre, che aprirono con alterigia, senza degnare d'uno sguardo Cenerentola allo sportello, e s'accomodarono. La piccola le accompagnò sino all'uscio di casa. Il cocchio s'allontanò e la giovane, col capo chino, tornò in cucina. Sì, s'accoccolò come sempre tra la cenere del focolare. Ma ad un tratto, ecco che restò con il fiato sospeso, ragazzi. Nella cucina semibuia s'era venuta facendo una grande luce e senza alcun rumore era entrata nella stanza una bellissima fata. Non piangere, Cenerentola. Non sciupare i tuoi begli occhi, sono qui per aiutarti. Vedi, con questa bacchetta posso farti ottenere tutto quanto desideri. Vorrei... andare al ballo, vero? Sì, ci andrai, piccola, e sarai la più bella. Ecco, un tocco della mia bacchetta e... guardati in questo specchio d'oro. Dio mio, sembra un sogno. Che splendido vestito, che nuvola sui miei capelli. Non aspettare di più, va. Alla porta c'è una berlina di cristallo che t'attende. Va, ma ricorda di essere qui a mezzanotte in punto. Non un minuto di più, altrimenti l'incantesimo finirà. Ricordalo, va e sii felice. Thank you.
fermò. Ai piedi del grande scalone di marmo rosa erano dei servi in livrea rossa e oro, parrucca e calze bianche. Premurosamente s'accostarono al cocchio ed aiutarono Cenerentola a scendere. Si inchinarono senza poter dir parola, tanto erano meravigliati della bellezza e dell'eleganza della giovane. Intanto la festa nel grande salone era al suo colmo. Dame, cavalieri elegantissimi e su tutti brillava il bellissimo principe che non faceva che ricevere occhiate e sorrisi da tutte le fanciulle. Non appena entrata, Cenerentola attrasse su di sé l'attenzione di tutti. Tutti si chiedevano chi mai potesse essere. Il principe, non appena la vide, le corse incontro, le si inginocchiò dinanzi, mormorando: dimmi chi sei. Non ho mai visto una fanciulla bella come te. Sei un sogno, dimmelo. Una coppia davvero indovinata. Stupenda. Ma chi sarà quella fanciulla? Stanno così bene insieme. Ah, non saprei, mio Dio, ma è bella. E anche lui, stanno bene insieme, vero? E intanto il tempo passava e finì che l'orologio fece scoccare la mezzanotte. Mezzanotte. E come poteva fare ora? La fata le aveva detto che proprio a mezzanotte doveva tornare a casa. E allora, senza salutare nessuno, attraversò di corsa il salone e si precipitò per la gran scala di marmo rosa. Ma una scarpetta di cristallo, le venne via dal piede e restò sul gradino di marmo. Al principe che la inseguiva non restò che raccattarla, mentre il cocchio d'oro s'allontanava come trasportato dal vento. Il giorno dopo, un banditore a suon di tamburo andava gridando per tutte le strade e per tutte le piazze. Ascoltate! Ascoltate, cittadini! Una giovane a ieri sera al gran ballo di corte smarrito una scarpetta. Un incaricato passerà per ogni casa e la misurerà a tutte le intervenute. Chi la calzerà perfettamente diventerà la sposa dell'eccellentissimo principe. Ascoltate, cittadini! Ascoltate! E il giro per tutte le strade del paese incominciò e giunse finalmente il turno della casa di Cenerentola. Ma certo, la riconosco proprio la scarpetta, è della mia figliola. Quale delle due? È mia, non è vero, è la mia. A vederla così sembra che non sia di nessuna delle due. È quella ragazza là? Per carità, è una nostra sguattera. Non vorrete... Non voglio, debbo. Avanti, vieni qui. Oh no, signore, non voglio. È un ordine del re. Avanti. Oh, ma la scarpetta è di questa fanciulla. La calza perfettamente. Principe, vi prego. Mi hai riconosciuto allora. E tu sei quella fanciulla di sogno. Oh sì che ti riconosco. Vieni con me. Non posso lasciare questa casa. Dove ti odiano? Ti sposerò. Ti sposerò se vorrai e spero di farti felice come la tua bontà e modestia meritano. E così, bambini, Cenerentola abbandonò l'angolo del camino e si trasferì a Palazzo Reale. E naturalmente sposò il principe.